vedo la realtà e la trasfiguro, lui vede la realtà e gli dà un taglio particolare molto, molto... L'anchiodo. L'anchiodo, esatto, l'anchiodo, esattamente, sì. Quindi c'è un po' questa, come diciamo appunto, questa metamorfosi, no? Quindi fra la sua realtà, che è una realtà fotografica, però che ha come valori il taglio delle foto, il colore, il bianco e il nero, e quindi tutto quello che la fotografia può offrire. E dalla foto cerco di tirar fuori tutto quello che c'è, ma neanche dentro di me, i punti di vista, gli inganni della luce, le prospettive diverse, i punti di vista che possono vedere tutti, ma che soltanto un fotografo con la sua particolare passione riesce a mettere quell'istante. Mentre io tendo a manipolarla, perché io nasco pubblicitario, quindi la mia, se vogliamo, la mia professione mi ha portato a dare della mia visione della realtà, una visione molto più grafica, molto più elaborata, molto più manipolata, anche perché lavoro sul computer da 25 anni, quindi ovviamente questo mi ha favorito. Certo, lui è, oltre ad essere un grafico, comunque lui trasfigura le foto, ci entra dentro perché tira fuori proprio l'intimo di sé e fa degli spettacoli meravigliosi. Io tendo a fissare il mio punto di vista estetico in maniera più definita. Ho dato un tema che dovevano essere tutte ambientazioni urbane, ma non per un semplice motivo, perché ho visto che la loro capacità espressiva su questo tema era particolarmente sensibile, sia per l'uno che per l'altro. Questo è la classica foto fatta per caso, mentre passavo con la macchina in questa strada di provincia, nelle Marche, così ho visto in lontananza questa stazioncina abbandonata. E mi ha colpito intanto il fatto che appunto che fosse questa casetta così degradata, isolata, eccetera. Però quando l'ho vista, la prima cosa che mi è venuta in mente è stato quello di dargli un'interpretazione molto... è un po' difficile dirlo, perché c'è molta intimità in questo. Intanto io l'ho scattata in pieno giorno, ma qui ho voluto apposta dargli una connotazione notturna, e poi il fatto di mettergli le nuvole, gli alberi, i rami, eccetera, cioè questo senso di abbandono che mi ha attratto moltissimo. Cosa rappresenta per voi questa fotografia alle vostre spalle? È il passaggio appunto da quello che è la realtà a oltre, cioè come la realtà può essere manipolata, può essere portata agli estremi, stressata, però con un certo gradimento, con un certo tipo di buon gusto, con un tipo di trattamento che comunque dia un valore aggiunto e non la spersonalizzi troppo.